Vogliamo andare alla prima ospite. Adesso qui ci facciamo estremamente seri, perché forse dimenticate, ma domani 19 luglio è la ricorrenza della strage di Via D'Amelio. Paolo Borsellino, la sua scorta, alcuni giorni, sapete, dopo l'uccisione di Giovanni Falcone. E è tornata prepotentemente alla ribalta questa vicenda anche perché grazie alla decisione della commissione antimafia presieduta da Nicola Morra sono stati desecretati moltissimi audio che non è che rivelano chissà che dal punto di vista delle indagini, ma rivelano uno spaccato umano molto molto interessante. Per esempio il senso dell'abbandono da parte delle istituzioni vero e proprio, che Paolo Borsellino in diversi audio certifica. Questo è l'audio che più ha colpito. Buona parte di noi il pomeriggio, nonostante la mattina con strombazzamento di sirene viene accompagnato in ufficio dalle scorte e dalle macchine blindate, il pomeriggio non lo può fare perché macchina blindata ce n'è una soltanto che evidentemente non può andare a raccogliere quattro colleghi, così che io sistematicamente vado in ufficio con la mia macchina e esco fuori alle 9 alle 10 di sera e me ne torno a casa. Vabbè, la libertà magari la riacquisto utilizzando la mia macchina, però non vedo che senso abbia far perdere la libertà di mattina per poi essere libera di essere ucciso la sera. Non so se avete capito, Paolo Borsellino, che senso ha perdere la libertà la mattina? C'è una macchina blindata, dice, siamo in quattro magistrati, una macchina blindata allo Stato, non può certo prendere quattro persone contemporaneamente. E allora che senso ha perdere la libertà la mattina con la macchina blindata e riacquistarla alla sera, la libertà? Sì, di essere ucciso però, come dice lui. E nel silenzio, insomma, queste invocazioni che ora vengono rese pubbliche in queste audizioni alla Commissione Antimafia, che in realtà certificavano una sorta anche di abbandono da parte delle istituzioni nei confronti di Paolo Borsellino. Io voglio parlarne con uno dei figli di Paolo Borsellino, la figlia più piccola, la figlia minore dei tre figli, vale a dire Fiammetta, che ringrazio moltissimo di essere qui con noi. Fiammetta Borsellino, buongiorno. Buongiorno. Senta, lei è la terza figlia del magistrato che tutto il mondo ricorda. Intanto le chiedo, che effetto le fa sentire la voce di suo padre in questi audio che sono stati desecretati 27 anni dalla strage di Via D'Amelio? Guardi, per me mio padre ovviamente è sempre presente, poi io tengo sempre a ribadire che tutto quello che emerge da queste diciamo testimonianze, audio, noi l'abbiamo veramente vissuto in prima persona, perché io ricordo personalmente i momenti in cui ci si fermava in autostrada per cambiare le ruote delle macchine blindate che sistematicamente si fermavano nei tragitti, ecco, quindi avendo vissuto questa precarietà, ecco, in prima persona, ahimè, queste diciamo testimonianze audio per quanto riguarda, ecco, noi familiari non aggiungono nulla a quello che abbiamo personalmente vissuto ogni attimo della nostra vita accanto a lui. Sa cosa mi ha colpito? Io sono andato a recuperare l'appello che lei fece un anno fa circa dalle colonne di Repubblica, ponendo 13 domande alle autorità. La prima domanda, non so se lei se la ricorda, era proprio questa: perché le autorità locali e nazionali preposte alla sicurezza non misero in atto tutte le misure necessarie per proteggere mio padre? Fa effetto. Esattamente, è una domanda lecita, è quello che è ancora più sconfortante, che tutte queste persone che comunque avevano dei doveri, no? Da portare avanti perché erano preposte alla sicurezza, eccetera, non sono state mai né sentite né sono state mai oggetto di un accertamento di responsabilità dal punto di vista disciplinare. Per quanto mi riguarda, i maggiori attori di queste inadempienze allora furono semplicemente trasferiti
altrove. Oggi per me ovviamente questa delle audizioni non è una risposta, per me le risposte sono quelle concrete, sono quelle tangibili. Poteva essere una risposta il lavoro del Consiglio Superiore della Magistratura che non è stato fatto relativamente all'accertamento di responsabilità dei magistrati di allora, che hanno portato avanti un comportamento anomalo sia nella conduzione dei processi che nelle indagini, e sistematicamente il Consiglio Superiore non ha avviato alcun procedimento, e questo diciamo è reso ancora più evidente dalle recenti diciamo inchieste che hanno investito il Consiglio, che probabilmente è impegnato a fare tutt'altro anziché il proprio dovere. Ecco, però Fiammetta Borsellino, alcune risposte lei le ha chieste con forza anche in aula, nei processi sui presunti depistaggi per la strage di Via D'Amelio, e lì a che punto siamo? Qualche risposta? Attualmente ci sono dei processi in corso, per fare proprio una sintesi molto elementare, c'è stato il Borsellino Quater che si è concluso nel 2007 nel 2017 con la sentenza della Corte d'Assise, il quale definisce appunto quello di Via D'Amelio uno dei maggiori depistaggi della storia di questo paese, nonché uno dei più gravi errori giudiziari della storia giudiziaria di questo paese. Quindi diciamo nel 2017 abbiamo avuto a conclusione di ben quattro processi una sentenza veramente sconvolgente. Da questa sentenza è derivata un attuale procedimento giudiziario nei confronti di tre poliziotti che è tuttora in corso, sono i tre poliziotti del gruppo Falcone e Borsellino accusati di concorso in calunnia, per intenderci quelli che inducevano il falso pentito Scarantino a dire il falso, certo. Ed è un procedimento ancora in corso che si sta proprio celebrando a Caltanissetta, tengo a sottolineare, da una nuova procura che non è la procura di allora, anche perché voglio ricordare che della procura di allora ci sono due magistrati iscritti sul registro degli indagati. Senta, sono Carmelo Petraria e Anna Maria Palma. Le posso chiedere, il 19 luglio, visto che siamo proprio alla vigilia, lei che sensazioni prova a distanza di quasi tre decenni? Ma guardi, noi le sensazioni relativamente anche a un lutto, una perdita, non è che le viviamo il 19 luglio, noi diciamo viviamo ogni giorno della nostra vita, facciamo i conti con questa gravissima perdita, ecco, sicuramente non è il 19 luglio o qualsiasi altra data che aumenta la nostra percezione delle cose. Io personalmente il 19 luglio sono sempre andata a messa con i miei fratelli in un momento di assoluta riservatezza eccetera, poi per il resto passo tutto l'anno ad andare in giro per l'Italia e per le scuole. Per me è un impegno giornaliero, non è un impegno legato al 19 luglio o a ricorrenze. Io ogni giorno della mia vita vado in giro a parlare con i ragazzi, salvo ora che mi sto appunto imponendo una pausa estiva, perché ogni tanto bisogna riprendere fiato. Sì. Quello che mi ha più colpito in conclusione delle tante frasi di suo padre è quando, commentando il maxi processo, dice si guarda al fenomeno mafioso come c'è dentro l'aula, come se tutti i problemi fossero accentrati lì, e invece la mafia non era solo in quelle persone che erano rinchiuse e assicurate alla giustizia in quel momento, ma soprattutto purtroppo era ed è fuori dalle aule di tribunale. Assolutamente sì, mio padre era fermamente convinto che il contrasto alla criminalità organizzata non può essere delegato solamente
alla magistratura o alle forze dell'ordine, ma è un qualcosa di cui ciascun cittadino si deve far carico. È uno dei modi sicuramente più incisivi, e lui ne era fermamente convinto, era innescare quel processo di cambiamento proprio culturale e morale che deve principalmente coinvolgere le nuove generazioni. E quindi lui diceva sempre: la mafia non si combatte né con le pistole né con le conoscenze giuste, ma con la conoscenza giusta, che è quella della scuola e della cultura. Certo. Grazie davvero, Fiammetta Borsellino, ripeto, figlia di Paolo Borsellino, la figlia più piccola.